tutti e benvenuti a OptiTube Channel. Quest'oggi facciamo un video sulle saccadi, un argomento abbastanza interessante non solo da un punto di vista teorico ma anche da un punto di vista molto pratico, per vedere lo stretto legame fra le saccadi e la lettura e quindi anche l'apprendimento. Dunque, le saccadi sono una tipologia di movimento oculare complesso che può essere di natura volontaria oppure involontaria. Sono dei movimenti che vengono effettuati con una certa velocità, quindi molto molto rapidi, infatti possono raggiungere una velocità angolare anche di 900 gradi al secondo e si possono effettuare in un tempo molto molto breve, in media 0,05 secondi, con un tempo di latenza di 0,2 secondi per via della complessità del sistema. Le saccadi sono dei movimenti oculari di natura balistica, che vuol dire che una volta che iniziano praticamente non possono essere stoppate e hanno la particolarità di portare la fissazione da un punto A dello spazio a un punto B dello spazio e la visione dello spazio intermedio viene sospesa, quindi diventa non nitida e questo avviene per evitare disturbi. Nella programmazione del movimento saccadico sono due le fasi importanti. La prima è quella in cui viene deciso quando inizierà il movimento saccadico e poi quale sarà la direzione del movimento saccadico. E quindi, riassumendo, quando partirà la scarica dei potenziali d'azione e quali neuroni o motoneuroni saranno stimolati. La seconda fase invece è quella in cui si regola l'ampiezza del movimento e quindi l'intensità della scarica di potenziali d'azione. Dal punto di vista invece del circuito neurale e quindi delle aree corticali e sottocorticali attive, abbiamo una forte partecipazione della corteccia frontale e in particolar modo dei campi oculari frontali, i quali si attivano nell'esecuzione di movimenti oculari volontari. Inoltre hanno una forte partecipazione, come del resto l'area frontale della corteccia, nelle attività che richiamano una forte attenzione. E comunque quindi ciò va a spiegare il legame che c'è fra i movimenti oculari, e in particolare in questo caso le saccadi, e l'attenzione visiva. Un'altra area fondamentale è quella del collicolo superiore che si attiva durante i movimenti saccadici non volontari. Il collicolo superiore fondamentalmente è un'area di integrazione multimodale e quindi provvede ad integrare, quindi a gestire informazioni che arrivano da diversi sistemi informativi, quindi va ad integrare informazioni che arrivano dal sistema visivo con quelle che arrivano dal sistema tattile oppure da quello vestibolare, eccetera. E poi importantissimo ovviamente sono le informazioni che da queste due prime aree arrivano ai centri oculomotori, dove si trovano i motoneuroni, i quali inviano il segnale ultimo che giungerà poi ai muscoli oculari estrinseci e darà vita al movimento. I motoneuroni coinvolti sono le cellule BAST, che sono di natura eccitatoria e sono attive durante tutto il saccadico. Mentre poi ci sono i neuroni o le cellule POS, le quali sono di natura inibitoria nei confronti delle cellule BAST e si attivano durante la fissazione, quindi nel far restare fermo il bulbo oculare, o meglio i bulbi oculari, e quindi bloccare il movimento saccadico, altrimenti continuerebbe in modo perpetuo. Le saccadi hanno una grande importanza, specie nell'attività clinica, sono una delle prime abilità visive che si sviluppa nel vivente, sono fondamentali per il suo apprendimento e quindi per lo sviluppo cognitivo. Appunto, in clinica vengono diagnosticate con una certa attenzione e attraverso vari test, vari metodi. Si passa da metodi fortemente
oggettivi come le MOG oppure altri metodi di rilevazione di studio delle sacche come il DEM oppure il King David. Insomma, questo era il video delle saccadi, poi a questo allegherò, diciamo, la dimostrazione pratica dei test diagnostici tramite link, insomma, o nella descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella opportunità!